Allora, ciao, sono a farti vedere come inserire i tag ai corsi. Ho preso questo un po' più complicato perché così nel grande poi ovviamente ci sta il piccolo. Quindi no, questo qui non è un corso taggato. Aggiornamento per preposto, segnaletica stradale in prossimità di cantieri. Io ti dico come lo taggerei, però poi te fai come vuoi ovviamente. Ah, c'è due strade per i tag. La prima è questa: componenti tag. Allora, qui sei dentro il pannello di controllo, ti ho mandato gli accessi. Quindi ti arrivi e stai così: componenti tag, e vieni qui e inserisci tag. Te li ho ordinati in ordine discendente. Se vuoi, quando entri, probabilmente saranno per titolo. Quindi in ordine alfabetico, non lo so, per ordinarli dall'ultimo inserito, ordini per ID. ID è un numero univoco legato a ogni oggetto, per cui ce n'hai uno solo, non è modificabile. Se ci clicchi due volte è crescente e decrescente, quindi il numero più alto è l'ultimo inserito in questo strumento. Come faccio a creare un tag? Semplicemente clicco su nuovo, metto preposto, per convenzione la prima lettera del tag maiuscola. Posso fare salva, salvo e chiudo, oppure salvo e chiudo subito. Ecco qui il tag. Poi metterò anche la parola aggiornamento come tag, e mi sembra che non ce l'ho. Quindi nuovo aggiornamento, aggiornamento, eccolo qui, salva e chiudi. Questo è il primo modo per inserire i tag nel sistema e dopo li richiamo dentro il corso che voglio taggare. Questo è un primo metodo. Ora ti faccio vedere il secondo, non li ho messi tutti volutamente, almeno ti faccio vedere. Per andare nei corsi, sempre da pannello di controllo, comunque questo menu ce l'hai sempre a disposizione, contenuti, articoli. Ora io l'ho già filtrato, quindi l'ho già cercato. Ti arrivi, sei qui, ok? E sono ordinati sempre per ID, quindi l'ultimo inserito ce l'hai in alto. Se vuoi cercare il corso da taggare, semplicemente lo cerchi, quindi segnaletica preposto oppure aggiornamento preposto, aggiornamento preposto, eccoti qua. Questo è il corso che dobbiamo taggare. Qui è per modificare contenuti. Ma non è questo il tutorial, quindi poi lo vedremo. Te quello che ti interessa è lo strumento tag, per cui abbiamo messo preposto, mentre lo scrivo lui me lo propone e lo seleziono, così sono sicuro di non avere errori di battitura. Poi mi sembra di aver fatto aggiornamento. E poi voglio aggiungere il tag aggiornamento preposto. Aggiornamento pre. Lui non, mi fa vedere che non ce l'ho, quindi semplicemente lo scrivo preposto e a questo punto non devo cliccare fuori, se no lo mi annulla. Pigio invio. Questo perché uso più tag? Perché io posso usare il tag preposto per raggruppare, se mai ne ho bisogno, tutti i corsi rivolti al preposto oppure tutti i corsi aggiornamento. Se volessi aggiornamento preposto, io posso combinare queste due parole oppure metto il tag aggiornamento preposto. E quindi ho il filtro della somma. Un po' più preciso sono nei tag e più li posso utilizzare in futuro quando ne ho bisogno. Altre parole che userei è per esempio è segnaletica stradale, quindi non ce l'ho, l'aggiungo da qui, segnaletica
stradale, anche la seconda parola per convenzione maiuscola, pigio invio, e poi aggiungerei la parola cantieri. Invio. Salvo e chiudo, oppure salvo se voglio fare le cose e fare una verifica e poi continuare a fare le modifiche. F5 giorno, ecco qui i tag. Io i tag mi servono per richiamare, per impostare dei filtri rapidi qui. Ti ricordi? Adesso se clicco sulla parola preposto, aggiorna, come mai non hai trovato articoli? Perché c'ho un problema di cache per indicizzazione. Questo lo devo vedere perché stiamo lavorando uno strumento per indicizzazione che va a lavorare sulla cache per renderlo più indicizzato. Quando si fa questo tipo di modifiche, però questo strumento qui va disattivato. Vabbè, noi ci lavoriamo, lavoriamoci insieme e poi tanto, insomma, queste modifiche qui te le vedrai attive in qualsiasi parte del sito. Ok? L'importante è che tu mi vada a mettere i tag a ogni corso. Te procedi uno alla volta, con calma. L'importante è farli tutti e mi comunicherai i tag, cioè i filtri che vuoi avere qui, ok? Che vuoi avere qui visualizzati. Te me lo puoi di ora, tagghi anche un solo corso, man mano che lo tagghi, lui in automatico poi se li va a filtrare. Ok? Aspetto te, fammi sapere. Se ci sono dubbi, sono a disposizione. Saluti.